prima di essere squadra che milita in Serie C femminile, il Preganziol è una polisportiva, cioè una società dove si praticano molti sport e dove si cerca di creare senso di appartenenza ad un gruppo. Il concorso Vivi la polisportiva è stato organizzato con questa finalità. Intanto per capire anche quanto fidelizzati sono i nostri atleti, ma non soltanto i bambini, ma anche gli altri atleti, ne abbiamo anche altri, per capire anche e per farli partecipare un po' di più al di fuori delle 2, 3 o 4 ore di palestra, per farli stare anche un po' più insieme e per farli anche creare. I bambini sono creativi e le creazioni a noi piacciono. Vivi la polisportiva. Andiamo a capire come si è svolto il concorso. È un concorso per ragazzi, ma per atleti, ma soprattutto per tutti gli associati. Disegni, elaborati grafici, dischetti, CD, film, filastrocche, poesie, tutto quello che inerisce allo sport, allo stare insieme in squadra, allo stare insieme in polisportiva. Ben 9 gli atleti premiati, divisi per fascia d'età. Fra questi anche Silvia Busetti, giocatrice della Serie C. Diciamo che è stato molto interessante in quanto era fine ad affiliare tutte le persone che giocano in polisportiva, dalla pallavolo al tennis. Ho partecipato perché è stata un'idea simpatica avuta dalla dirigenza e mi ha fatto piacere insomma partecipare a questo concorso, poi aver vinto ancora meglio. La polisportiva Preganziol non è nuova a questo tipo di iniziative. In comunicazione sul territorio a Preganziol si lavora da anni ed il pubblico numerosissimo negli incontri in casa ne è la diretta conseguenza. Certamente, noi abbiamo dato questo nostro contributo per anni perché potessimo avere il pubblico che avete visto questa sera nel nostro piccolo palazzetto dello sport, sperando sempre di poterlo poi riproporre questo pubblico anche in una struttura qualcosina più grande come si è da tempo auspicato. Il nostro pubblico, come vedete, ha dato una risposta positiva anche perché noi creiamo sempre delle manifestazioni anche alternative per poter incentivare e la nostra squadra d'altro canto fa anche un lavoro molto importante dal punto di vista sportivo e anche di credito nei confronti dei giovani. E del lavoro di comunicazione ne beneficia anche la Serie C. Il lavoro che stiamo facendo da tempo per cercare di attirare la gente a questo sport sta funzionando, il palazzetto è quasi sempre pieno. Stando ai numeri, il Vivi la polisportiva è stato un successo di partecipazione. Il 30% dei tesserati ha presentato un proprio lavoro. Ci hanno sorpreso, veramente. Noi abbiamo tra 65 ragazzi di tennis, 250 ragazzi di pallavolo e altri 100-150 associati di altre età. Beh, il 30% di questi hanno risposto con disegni, filastrocchi, poesie, colorati, non colorati, stigmatizzati, tutta una serie di cose molto molto belle da vedere, ci hanno messo anche in difficoltà nella scelta finale. Siamo stati molto soddisfatti e sono stati premiati 9 persone, volevamo premiarne di più in realtà. Ma passiamo al fatto sportivo. La polisportiva Preganziol in Serie C femminile viaggia a metà classifica. La peculiarità di questa squadra è che pur non essendo di altezza particolarmente elevata, si inserisce bene in Serie C grazie ad una sviluppata componente tecnica. Noi come squadra non siamo un granché da un punto di vista fisico, né sotto il profilo dell'altezza né anche della potenza. La nostra forza è quella di avere una tecnica abbastanza ben consolidata e di seguire in maniera a volte giudiziosa i consigli tattici che vengono dati.